Allora, amici, fratelli della congrega, ebbene, benvenuti in questo nuovo appuntamento, con l'opinione di nuova Salernitana di Salerno, di Napoli, o forse di Bologna. Il bolognese Doc. Tra l'altro, la stilista Elisabetta Franchi, a quanto pare, è diventata testimonial dello sponsor del Bologna FC 1909, però, quello femminile, ma insomma. Io lo so. Adesso sta terminando la renderizzazione della premiazione del primo capitolo da me recitato del commissario. Resta sulle maggiori catene di Brarola, già disponibile in Amazon. Dice, perché se ne dica, io sono Fesina, doc, di origine controllata. In questo commissario numero 3 partirò dalle mie origini. Umili origini, e andrò a parlare sul famoso Bar Triumph, famoso. Ma affamate? Siete affamate? Non avete mangiato? Allora, adesso voglio bere un po' di alcol puro, vero alcol 90 gradi, perché voi andate messi a 90 e poi arriva il falò e in culo. Beviamo? Beviamo? Ci avveleniamo, no? Uomini alcolizzati, uomini alcolisti anonimi, uomini bucolici, uomini apatici, uomini antipatici. Questa notte che è molto cambiata. La gente non sa le cose come sono andate questi anni. Ho incontrato un sacco di mariuoli, gente che voleva fottermi, anche soltanto il portafoglio. E comunque sta qua, l'ha messo qui, nella chiappa, volevi ghiappettarmi. Ecco. Bisogna sfilare questo. Poi ci sono tutte queste donne a proposito di passerelle, stiliste, di avere stile, di essere volgare, di passerone, ecco, che sfilano. Tutta una sfilata. Ci vuole lo sfilatrice. Io non provo vergogna per come conduco la mia vita. No, assolutamente. Altre persone dovrebbero vergognarsi. Ecco, sabato scorso, per puro caso, uscii di casa e entrai in un bar, uno di questi bar, il Bar Triunfo, frequentato da boomer, quali siete anche voi, giovinastri, che adesso organizzate queste dirette streaming perché monetizzate, inventate un argomento, diciamo, al giorno per ottenere lauti guadagni, arrivare. So io, presto, presto, a questo ingerire così, è chiaro? Lo so che le mie verità non volete digerire, ma per aiutare la digestione ci vuole un falò digestivo, è chiaro? Non è chiaro, sono stato un po' critico qui, perché io sono alcolico, metaforico e anche allegorico. Ah, i carri allegorici del carnevale, è tutta una carnevalata. Dicevo, sono entrato in un bar. Ho sentito delle urla da stadio. Aveva segnato il Sassuolo, la squadra messa del Bologna che giocava in casa. Anche domani gioca? In casa? In casa mia non può giocare. Allo stadio Renato Dall'Ara, uomini. Renato, il falò, ti devo dire la verità, sì, era Renato, ma adesso pare Renato, e a tutti di nuovo inculato. A proposito, avete presente il film La patata bollente? La patata deve essere bollente, altrimenti non può entrare l'uccello ficcante ardente. A volte prima ci sono i preliminari, c'è tutto. Ecco. Di rapporto così, no? Fellazio al dente, attenzione, uomini, potrebbero le donne addentarvelo prima di addentrarlo. Insomma, Massimo Ranieri, perdere l'amore quando si fa sera, quanto pare quel ricchione forte di Mahmood ci dà dentro col Mengoni. Poi Mengone col minchione che ficca l'altro ricchione?
Che orecchie per intendere, ok, la Madonna. Lì ci fu il Vishnek. Avete presente quella? La portinaia? Che, insomma, una donna che un po' si è lasciata andare, eh? Non una donna come Beatrice De Folco Portinari, alias Beatrice. Beatrice, Bice De Folco Portinari, Beatrice. Vabbè, vabbè, è che ho bevuto troppo e a volte. Non ho bevuto. Voi siete sobri? Bravi. Una vita sobria, dove non fumerete, non vi ubriacherete, non ci darete, che cazzo che andate a fare? Per lavorare? Bravi. Bravi, perché poi dovete dare i soldi a me. I soliti ignoti, no? E allora guardai questa partita. Ci fu una rimonta. Segnò Ferguson, Sara Ferguson. Fa la calciatrice adesso. Ferguson, comunque. Carlo Kinchas non sta bene al cancro, anche quello deve aver bevuto troppo, cancro fegato. Fegato amaro, buono l'amaro, un amaretto. E poi attenzione perché si prende qualche chiletto e non si può cantare tutti al mare, non stare le chiappe chiare. C'è la prova costume, uomini scostumati. Allora, sentirete con quale squisitezza verbale, questo pezzo magistrale sarà da me recitato e presto inserito. Calendero in forma imminente su YouTube. Avete capito qualcosa? O YouTube? Allora, vedete mi sente quella? E dove l'hai vista? Che grande, ma qui l'hai visto? Io ne ho visti di debosciati, di depravati, di alcolizzati di Bologna. Ad esempio, non vorrei tornare a proposito di carnevale, cari uomini carnevaleschi o carnascialeschi, uomini clowneschi. A Balanzone era, è ancora, cambia ancora, non è schiattato. Famoso Pazzone che faceva anche, si faceva il dottore, si faceva il dottore, una volta. Lo vidi, l'ho visto, sì, perché io sono il commissario in Lego, sorveglio. Quando la moglie dormì, che fra l'altro questa donna dalla nascita, però, scese le scale, uscì di casa, scese le scale, e poi vogliamo parlare di quei napoletani, anche partenope d'adozione a Bologna, vanno dalle donne, escile, esci, beh. Tornate nel vostro paese che poi uomini ben seri. Che sono queste volgarità? Che cos'è questo modo di fare? Vergognatevi! Siete degli svergognati! Allora dicevo, usciva di casa, scendeva le schede, a passo felpato per non svegliare la moglie, tanto abbiamo detto che è quella. E chi la sveglia? Mica tanto sveglia, cioè addormentata nel bosco che poi qualche volta forse depilava qui. Allora, comunque, non ha mai fatto Pilates. Detto questo, uomini forse peletti, allora se andavi a imbucare, prima si intrufolava in qualche candida vinicola e ci deve, poi tutto ubriaco ci deve, che ci deve? Non ci deve niente, perché qui non c'era niente, si sì, è una cosa stremizzita, flaccida, quindi. Poi inneggiava a Marlon Brando, il suo attore preferito. Marlon Brando maledetto, modì di Ultimo Tanga, non è Tanga, cos'è? Perizoma, cos'è? Ultimo Tango a Parigi. Maria Schneider, lui ci dava, Marlon, ci dava di brutto e col burro. Comunque, non si vede un cazzo, non si vede. Allora perché è stata censurata quella scena? Cioè il film fu internato, fu messo in manicomio. No, fu archiviato, fu imprigionato il film. Quella pellicola fu, diciamo, abolita. Una pellicola scandalosa, non si vede niente. Io volevo vedere di più. Ma voi che volete vedere? State sempre lì a spettegolare, eh? Dite al falòfico, in modo ironico. Ma chi l'ha visto?
è un invisibile. Si faccia vedere, io mi faccio vedere. Siete voi che dovete uscire alla scoperta, non uscire per fare una palazzone che voleva farsi una scopata, ma si faceva soltanto una bevuta e ho detto tutto. Allora, ci andiamo, eh? Ci andiamo a fare cose. Taldec. Taldec è un det bolognese. Quando si dice, secondo me domani Bologna vince contro Lecce. Ah, Taldec. Che cazzo vuole dire? Vuole dire, è un modo per confermare, come i toscani, che dicono secondo me domani vinciamo contro, secondo me domani vinciamo contro Lecce. Ah, Taldec. Questi sono discorsi profondamente culturali. D'altronde, anche questa storia da puntua. Per un falò vero ci vuole una buona cottura con tanto di sfe... no, fregatura, fregamento, condotto l'eiaculamento, parola che non esiste in italiano, me la dico, va bene? Ah! Quindi, che si vuol dire d'altronde? Bologna è una città formata da persone così. Dei pagliacci sostanzialmente, sì. Stringi, stringi, qui non c'è niente, ma manco qui, eh. Questa è vuota, questa è sempre piena, perché non c'è niente di... Però io ne ho le palle piene di queste, basta. Con le loro palle, oh, voglio la moglie ubriaca, la botte piena. La botte piena e la moglie ubriaca, ma non sono botte, chiaro? No. Loro... con le loro bottate. Oppure starebbe dietro un moschetto, no? Un cespuglio, con la sua bottata. Parto la palla e ti becco le palle. Ma come mi vedono? Sì, siamo pieni di cialtroni. Non valgono niente. Stanno solo a... non bisogna bere, mai. Mai. Qualcosa di alcolico, non è 90 gradi. Altrimenti il commissario indaga, entra in questi locali dove voi, anche voi ragazzi, moderatevi con le bevande alcoliche. Altrimenti, che cosa? Le faccio l'esame etico, dire. L'esame etico, l'esame alcolemico. Io sono l'uomo polemico, chiaro? Ah! Puttana la Madonna di Cristi Croce. Beh? Volevo dire soltanto la donna del coronetto. Quindi, uomini, da me non sarete incoronati. Differenza dire Carlo, sangue blu di che abbiamo visto del sangue. Cos'è? Se avesse avuto davvero il sangue blu, perché uno si dice a sangue blu? Perché se uno, non so, perde quasi un braccio, ha bisogno. Che cosa? No, non del... pensate sempre male, droghetti. Allora, della trasfusione. Il principe dice: no, 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 io non posso donare sangue. Però, diciamo, tutti i coglionezzi dell'Inghilterra donano lui i soldi. Infatti, secondo me si salverà dal cancro, perché, vabbè, i soldi lì a Buckingham Palace, che cosa, eh? Però. Insomma, avete dei soldi, popolo, popolino? Sono arrivati i soldi? E allora adesso frequenterò le migliori cliniche private. Uomini privatisti, uomini, sarete privati di tutto. E voi non fate gli artisti, dovete lavorare. Dobbiamo tornare ai tempi dello ius prime noctis. Che poi, in quel tunnel della droga, ah, tunnel e basta lì, Ponte l'Alma. E a Parigi, Parigi, bella Parigi. Ricordate il commissario Logatti, bella Parigi. Molto romantico lì, eh? Grande Rino Bef. Tempi ormai. Vabbè, comunque, lì fu girata la scena dell'eiaculamento, no, dell'inseguimento di Ronin. Lì ci fu Dada Fayette. Attenzione anche alle faine, ci sono, come no. Chi ha incastrato Roger Rabbit? A voi piace le conigliette, lo so, lo so.
A lei piace Jessica? Io preferisco Jennifer. Poi un altro troione, hanno messo sta una panatanazza qui, causa andata la canzone dell'Edramaro, la nuova di Sanremo, una lagna, inizia sempre mere, mere. Ce l'hanno molto questa cosa del mere. Basta, adesso a cagare. È partita di Roseville, quanto è bella sta ragazza, sembrava che venisse diretta, bella, 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 bella. So io quando la moglie va via, tutte le registrazioni e lì c'è tutta l'eiaculazione, l'hanno anche sistemata, era dicendo uno, perché lui è voce così. Adesso andiamo di basta adesso, basta! Io sono come John Wicks, mi rompete il cazzo. Anzi, se mi ammazzate lì, il cane, vi tratterò da lupette, lupette. Quel lupette, Boy Scout, dai! Fuori! Come direbbero a Bologna dei Maroni! È chiaro? Domani a Lecce? A proposito di novembre, l'allenatore del Palo Clube. Sai, signor Falotti, tu non sei né figlio di Lecce, poiché dici preta tua. Tu sei proprio un figlio di puttana, proprio, eh? Conglomerato.